Sì, siamo qui, Allora, oggi pomeriggio oltre a vedere bei documentari, vogliamo dare spazio al respiro e al movimento, no? Che ci è mancato tanto l'altro anno. Accidenti, no? importantissimo. Il mio movimento personalmente è quello soprattutto nei boschi, no? Quando Brava. si va a respirare anche oltretutto parlando di respiro, l'aria buona, l'aria pulita, l'aria della vita attorno a noi. Però ci sono tanti modi, non intendere così. Tanti modi, no? no, ma è, il modo è uno, è respirare, muoversi, stare in contatto con la natura, con noi stessi anche. Ci vediamo dopo. Grazie, Emanuele. Ci vediamo tra poco. Io sono Dice oggi di affrontare questo argomento che riguarda il nostro benessere, la nostra armonia fisica e interiore insieme a una monaca, e maestra zen, danzatrice, danzaterapeuta Anna Maria Gioezzo Epifania. Benvenuta a Gheo, eccomi qua, ti accolgo grazie. a distanza Anna Maria purtroppo perché non posso abbracciarti, accomodati e grazie, grazie. di essere qui con noi a Gheo. È davvero molto bello averti, È un piacere. Allora, come si fa a integrare la nostra mente col nostro animo e col nostro corpo? Ma se chiedessimo questo a un albero, l'albero non avrebbe dubbi, fa se stesso. E se lo chiedessimo all'acqua, l'acqua scende e va, segue la forza della natura. E per noi bisogna lavorarci perché. Ehm, questi tre aspetti non sempre sono in equilibrio con naturalezza, quindi, ehm, quando noi sentiamo veramente che ritrovano eh, l'equilibrio, incontriamo anche una pace del cuore, e questa nostra pace è qualcosa che è utile a tutti gli esseri. Ecco, tu hai pubblicato da poco un libro dal titolo bellissimo, Se respiri, stai danzando. L'arte di arrendersi al movimento. E perché noi spesso siamo molto bloccati, vero? Innanzitutto col respiro. Non ce ne accorgiamo, ma nella nostra vita quotidiana noi pensiamo di respirare, invece respiriamo male, no? Non respiriamo respiriamo la nostra storia e in questo momento è difficile, quindi respiriamo la paura, respiriamo la fragilità. Eh, io mi sono data una regola non pensare continuamente a ciò che è complicato e piuttosto investire in questo, te questo tempo nel silenzio, nell'ascolto, nella preghiera. E nel, nel lavoro attivo, quindi eh, essere eh, presente agli allievi, essere presente agli insegnamenti, eh, è per me è fondamentale. Ecco. Cosa vuol dire se respiri, stai danzando? <ride> Questa è, è stata la risposta che io ho dato a una donna molto alta, la vice-badessa del tempio del mio maestro, quando mi ha detto, ma eh, per te è facile, sei stata danzatrice, sei danzatrice, come faccio io con il mio corpo? E mi venne completamente istintivo dirle, se, se stai respirando, stai danzando, perché non, non... questo è il movimento del respiro, non ci può essere un respiro senza questa apertura e questo relax dopo l'apertura. Quindi se non viene istintivo non viene spontaneo, bisogna studiare per questo, prepararsi. Ecco, noi spesso siamo rigidi, siamo intrappolati un po' nel nostro corpo e, e diventa molto difficile muoverci liberamente. Come possiamo fare per piano piano scioglierci? Ascoltarci, prendere un appuntamento con noi stessi il più spesso possibile, perché è fondamentale ascoltare come stiamo, interrogarci proprio il tempo di essere all'interno del corpo e sentire come va, domandarcelo e poi studiare perché ehm, per esempio ehm, mettersi in piedi anche solamente eh, in una posizione verticale e sentiamo che continuamente il nostro peso migra dalla punta dei piedi ai talloni e siamo in movimento costante allora ritornare a questa consapevolezza è proprio sentire il vento che ci attraversa e lì è, è, non c'è via di scampo bisogna respirare che bello senti tu sei stata prima danzatrice sei sempre una danzatrice ma avevi cominciato proprio con la danza classica hai perfino ballato insieme al grande Rudolf Nureyev oh. mito della mia adolescenza forse il più grande ballerino di tutti i tempi Beh, io non, non potevo crederci quando ci hanno detto all'Arena di Verona che sarebbe stato il nostro coreografo e primo ballerino eh, nel Don Chisciotte. Avevo Questa incontrato. Incontrato. Stai danzando all'Arena eh, di eh, Verona sì, con Uri eh. sì, che sì. Che balletto era? Il Don Chisciotte abbiamo ecco. fatto con lui. Ecco. Ehm, io l'ho incontrato la prima volta a Londra insieme a Dame Margot Fontaine. No, no, wow. Non ci potevo credere che avrei danzato con lui. È, è stato fantastico. Una persona che. Non ha mai alzato la voce. Noi abbiamo sempre messo a dura prova i coreografi all'arena, eh, siamo, siamo sempre stati un grande corpo di ballo. Ma con lui non, eravamo buoni, gentili. Sì. E lui com'era? Lui eh, faceva per chiamarci un fischio tipo pentola a pressione. Sss, eravamo tutti lì. Okay. <ride> e, e la danza è sempre stata una tua dimensione? Allora, io eh, nasco nelle case popolari di Bari e ho chiesto di danzare a due anni e mezzo ai miei genitori che ovviamente mi hanno detto non, non se ne parla e, e mi è venuto il febbrone e hanno chiamato il medico e io al medico ho detto devo parlarle a tu per tu sono salita sul lettone dei miei genitori gli ho messo le braccia al collo e gli ho detto dica mio papà che se non mi manda a danza io muoio e il medico ha detto, ha detto a mio padre: che... La scuola di danza da qui alla caserma è lì, tanto cominciano tutte. Invece, la mia insegnante ha insistito perché i miei mi portassero a Roma, e, e a Roma ho frequentato l'Accademia Nazionale di Danza, dopodiché sono accadute delle cose straordinarie nell'asso di. Pochissimo. La Ruscaia, la direttrice dell'Accademia, che dava dei sussidi alla mia famiglia, è deceduta, mio padre, anche. Di lì a un mese ho avuto un provvedimento disciplinare e, quindi, un'espulsione ufficiale dall'Accademia Nazionale di Danza. Io ero casa, chiesa e scuola, voglio dire, e questa cosa si è tradotta in andare a studiare in un luogo che non, non conoscevo, il sindacato, non era bello come oggi, era un luogo polveroso e questo maestro con la bacchetta di legno sulla sedia insegnava, non c'era neanche un pianista, un registratore arriva il telegramma dall'Arena di Verona che eh, volevano una danzatrice, ma in tutta Italia e questo signore che io non conoscevo ha scritto raccomandandomi e dicendo che ero un ottimo elemento e, ma a quel punto non avevo i soldi per andare, perché ero eh, certo. rifugiata in una famiglia grazie a una parrocchia, e ho fatto quattro giorni un balletto western a Cinecittà con ricotte che volavano. <ride> Sono arrivata a Verona, sto per firmare la presenza e lì c'era Carla Fracci. C'è la lezione che decide chi è solista accanto a lei e io ho cominciato la mia carriera così che accanto bello. a Carla. Che però poi ti ha portato questa carriera ad aprire una dimensione spirituale profondissima. Tanto che prima volevi diventare suora. Mm -hmm. E poi però sei diventata monaca zen. Beh, io ho avuto una conversione attraverso la danza. E, è stata la danza che mi ha guidata ad andare altrove. Perché al top della mia carriera io mi sono ritirata. Era incomprensibile per gli altri, ma io sapevo che non potevo continuare quello che stavo facendo, che era meraviglioso, meraviglioso, mi dava sicurezze, identità, ehm, funzionava perfettamente, era la vita che avevo sempre sognato. Ma mi mancava la relazione con gli altri, mi mancava l'introspezione, e, e questo mi ha portata a viaggiare, eh, a fare ricerche, a incontrare personaggi straordinari che mi hanno chiesto. Perché fai questo movimento? Perché fai quest'altro? Cioè a indagare? E lo zen è stato un, un mattino sedermi davanti a una parete bianca eh, con persone sconosciute, nessuno mi ha chiesto chi ero, eh, che cosa volevo, semplicemente seduti e questo ha, ha fatto qualcosa dentro il mio cuore, io non capivo niente, non, non si può capire in verità, però sentiamo che c'è una saggezza in tutto questo che veramente va al di là, al ecco, di là di questa noi. foto bellissima che dove siete. <ride> allora, questo è eh, il Gruppo del centro Astalli eh, con i quali eh, di tutte le religioni e noi facciamo questo programma ormai da più di 15 anni di educazione alla diversità religiosa nelle scuole. Bello, di quindi, dialogo interreligioso. Sì, sì, bellissimo. sì. E ai ragazzi eh, insegniamo ogni, ogni confessione, quindi medie e superiori. Beh. <ride> e sei con Papa Francesco. Sì. E... Gli stavo dicendo coraggio, coraggio, e ci siamo fatti una grande risata insieme, eravamo alla fine di un convegno del dialogo appunto interreligioso, cristiano, buddista, induista. Ecco, lei Maria, come si svolge la vita quotidiana di una monaca zen? Allora, io e mio marito, anche lui è un monaco eh, zen, eh, viviamo una vita nel, laica come monaci e eh, la mattina c'è la, la pratica. C'è poi il servizio e, ed è lì che noi preghiamo per le persone che non ci sono più e per tutti coloro che sono in difficoltà, e accendendo incensi e offrendo canti. E, e poi eh, io per lavorare insegno Tai Chi Chi Kong, insegno danza creativa, ovviamente online in questo periodo, e, e poi vado a fare la spesa, preparo da mangiare, certo. adoro cucinare. E che sono... cosa cura la danza? La danza, la danza è il miracolo, è, è qualcosa che libera le emozioni e dà voce alla nostra storia, la più intima, segreta. Noi non dobbiamo sapere di noi, dobbiamo vivere noi quello che c'era, quello che c'è, quello che ci sarà, però viverlo ora, completamente ora. E quindi la danza ci fa essere completamente presenti all'esistenza e quindi anche il respiro ci attraversa completamente. Infatti eh. se respiri stai, stai danzando. danzando. <ride> grazie, eh. grazie davvero a Anna Maria. Eh, sì. Gyoetsu, che vuol dire Gyoetsu? Gyoetsu vuol dire gioia della pratica. Ecco. E... Gyo? Gyo? È la pratica, Etsu è la gioia che okay. delizia, la quadratura del cerchio. Ok, Anna Maria, GhioEtsu, Epifania. Sì. Grazie, davvero è stato un piacere averti a questo inizio di anno eh, 2021 a Gheos. Un buon anno pieno di respiro per tutti. Davvero, davvero tantissimo. Grazie. E adesso andiamo.